Freedom Street Radio. Libera la mente. Live Motel con Mauro Giachino. Party time! Get yourself out. Welcome to Live Motel. Tearing down your house tonight. Venerdì 12 luglio 2024, buonasera a tutti da Freedom Street Radio. Io sono Mauro e come tutti i venerdì a Live Motel vi ritroviamo con la musica dal vivo all'ora dello spritz, all'ora dell'aperitivo e soprattutto del weekend. Siamo pronti e questa sera affrontiamo il weekend con una band amica che è qua a proporre la vostra musica che ascolterete, la musica che vi piace, la musica che loro ci porteranno con tanta simpatia e soprattutto talento e entusiasmo. Bascoma con noi questa sera. Buonasera. Ciao, buonasera, ciao, grazie mille per averci invitato. Benvenuti ragazzi, benvenuti a Live Motel, a Freedom State Radio. E una presentazione intanto della band. Abbiamo Mattia, voce chitarra, e autore anche delle canzoni. Autore delle canzoni. Avremo poi modo comunque di conoscerci bene, comunque tutta la storia della band. Poi abbiamo Fiorenzo alla chitarra. Buonasera. Buonasera, io sono il chitarraio. Il chitarraio, matto. E poi abbiamo Giuliano alle percussioni, in questo caso Oriano, questa sera al Caion. Oriano, scusa, ecco, ho capito Iano e ho capito male, comunque Oriano. Sei l'unico. È un nome che si presta effettivamente a... Se non si ascolta bene, effettivamente. Allora, Bascoma, cominciamo un po' con la storia della band, va, perché allora, è importantissimo sapere, no, con chi abbiamo a che fare. Sì, allora, considera, noi ci chiamiamo Bascoma dal 2016, direi. Io e Fiore avevamo già iniziato a... ci siamo incontrati prima. Fondamentalmente io scrivevo già dei pezzi miei, suonavo con una band in provincia di Como. E fondamentalmente una sera, mentre suonavo con questa band dei pezzi miei, Fiore casualmente era in questo locale ad ascoltarci e mi fermò alla fine e mi disse: senti, questi pezzi sono carini, manca qualcosa. Però gli manca qualcosina. Tipo io, tipo una chitarra. Tipo manco io. Tipo una chitarra, esatto. No, quella sera lì io andai per conoscenze comune, dove mi venne consigliato questo concerto, io andai. E mi trovai poi a ascoltare queste canzoni. Si può dire che la band magari non era proprio forse ancora ben strutturata. Beh, un po' serviva acerba, ancora dai. Del tempo, sì, non lo so. Un po' comunque scappati io... di casa, come si dice in gergo, esatto, tecnico. Beh, io... ma d'altronde tutti hanno cominciato esatto, da così, esatto. Anche i Beatles. Ma io continuo però così, mentre mi accompagno con degli ottimi musicisti, io continuo. Io poi mi sono speso meglio di quello che magari era in quel momento. Ho detto, ti sei venduto come Jimmy Page. Dai, facciamo che poi ti arrangio anch'io qualche così, poi ascoltando dei brani ho aggiunto quello che era il mio modo di vedere i suoi brani, i colori che si potevano aggiungere, e a lui sono piaciuti e quindi è nata questa collaborazione. È bello, è così, è bello, effettivamente. E la tecnica è stata subdola, perché prima si è inserito come chitarrista della band rimpiazzando il precedente e poi piano piano ha silurato tutti i vari membri. Siamo rimasti in due e abbiamo provato negli anni a diventare una band con 3-4 componenti. Niente. Ci abbiamo provato fino a quando abbiamo rinunciato. Certo. E quindi avete praticamente fatto un po' quello che hanno fatto Litfiba in Italia o Simple Minds all'estero, che alla fine sono Piero e Ghigo e sono rimasti, insomma, e sono rimasti poi loro due con una serie di musicisti che si avvicendavano, no? Al basso e alla batteria, per esempio, chi avete attualmente? Allora, attualmente adesso non so quanto a parte possiamo... la batteria c'è Oriano. Esatto, non so quanto Oriano Riva si senta già parte della band, perché ci frequentiamo due da qualche settimana. Infatti, abbiamo circuito lui e Riccardo Fiorile al basso, con la scusa di suonare al Monza Live Sound settimana scorsa, quindi abbiamo appena iniziato con lavorare insieme, noi ci siamo trovati molto bene, quindi potreste vederci in altre date in formazione completa con loro. Sicuramente. Ma è fondamentale comunque trovarsi bene, perché comunque è vero che quando poi si è ad altissimi livelli, ma neanche quello secondo me, perché comunque anche quando si parla di grossi nomi, no, proprio mainstream, adesso non stiamo a fare, però magari ti manca il bassista. Io non credo che
per tanto bravo che sia, magari se un bassista sta sulle balle a tutti lo prendano così. Non lo so, è un mio. Poi forse magari sì, perché sai, c'è un no, quando certo, c'è un nome. Bisogna considerare molto il lato umano. Secondo me anche. Cosa che quando... ho fatto quando ho contattato sia Oriano che Riccardo, insomma, conoscendoli Riccardo un po' meglio, lui diciamo per ricordi un po' più remoti. Però mi sono affidato anche al fatto che sicuramente sarebbero state delle persone comunque con cui andare bene e con cui aver voglia anche di spendere del tempo, perché stare in una band, non dimentichiamoci, non è solo, io ogni tanto lo dico e voi lo sapete meglio di me, non è solo quella cosa bella di stare sul palco e fare i fighi e con tutta la gente, no, stare bisogna sul palco, stare bene insieme innanzitutto e... è un lavoro durissimo quello del musicista, che vuol dire studiare tanto la musica, vuol dire comporre, non avere mai un momento per riposarsi o comunque per fare quello che vuoi, no? Alla fine la musica magari ti prende anche quei momenti in cui tu magari non avresti voglia, no? Quindi non è che è tutto così... Senza dimenticare che alcuni di noi poi suonano in più formazioni, perché esatto, per vivere esatto di musica poi... Tristemente bisogna dirlo. Non è il mio caso in particolare, però chi prova comunque a portare a casa lo stipendio, la pagnotta la così deve veramente diventare quattro persone contemporanee, sì, andare a fare mille cose in contemporanea, quindi mettendoci anche di mezzo magari una scuola, no? Quindi magari insegni in una scuola, insegni, fai magari lezioni private, io ne conosco tantissimi, no? Sì, sì, sì. Ho amici che fanno questo anche per arrotondare, per arrivare a un, una quadratura del cerchio poi a fine mese, no? Quindi chi vuole fare musica è bellissimo, però non dimentichiamoci che è una strada, è tanta fatica, ecco, non è solo, ed è quello che magari molti dimenticano oggi con questo apparire, no? Subito e diventare subito delle star, no? Diventare subito su un palco, no? a fare i mega show. Non è così. No, non è tra l'altro neanche stato mai il nostro obiettivo, nel senso che abbiamo iniziato per divertirci, io ho iniziato a scrivere perché avevo delle cose che volevo buttare fuori, fortunatamente io e Fiore ci siamo incontrati, abbiamo messo poi in musica queste cose, l'obiettivo non è mai stato arrivare a chissà quante persone. A San Siro. Devo dire che però quando poi ci siamo trovati quest'anno, dopo vari anni che suoniamo insieme, avevamo già registrato delle cose un pochino più artigianali, quando quest'anno abbiamo deciso di registrare il nostro primo album seriamente, una produzione molto importante. Eccolo qua, io ce l'ho. Eccolo lì, l'album si intitola Economia Industriale Circolare, poi magari parliamo. Poi parliamo anche dell'album. Parliamo certo, dell'album, però stavo semplicemente dicendo che una volta che poi produci un lavoro di quel tipo, hai voglia di farlo sentire a più persone sì, possibile. Sì. Però questo è proprio la, sì, come diciamo la punta dell'iceberg, no? Perché dietro alla presentazione dell'album ci sono mesi, sono anni di lavoro, no? Per trovare il pezzo giusto, l'arrangiamento giusto, per trovare insomma quel suono che ti deve piacere. È tutta una serie di cose. Tengo a precisare una cosa, se permetti. Gli strumenti sono tutti suonati. Sono tutti, quindi, come si può dire, sì, cosa, manuali. Tutti manuali. Ma anche certo, sintetizzatori sono manuali. Esatto, sono proprio pezzi degli anni 70, sì, 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 tirati fuori dalle cantine, veramente. Strumenti di cui non sapevo neanche l'esistenza, insomma, sono stati suonati. Bene, bene. Un po' come Mauro Pagani, che io considero. Magari. Lui ha tutti strumenti, sai, medievali, antichi, no? Questi liuti. Io ho un aneddoto su Mauro Pagani. Ah, sì? Ah, subito. Io ero in vacanza ad Alassio, credo, un paio d'anni fa, con i miei figli, ho due bimbi, e c'era il povero Mauro Pagani con la moglie, credo, la compagna, insomma, che mangiava un gelato con un cappello da pescatore, un pochino sì, sì, panchina così. Io l'ho visto e mi sono fiondato praticamente inginocchiato con grande imbarazzo, eh beh, certo, suo e dei presenti, però lo reputo ovviamente grandissimo. Sì, e lui è stato comunque... Lui è stato molto gentile, carino, molto gentile. Ma guarda, io credo che comunque i personaggi, grossi musicisti così, quando ti avvicini, ti proponi con un certo modo, allora vada bene, no? Cioè, a me è già successo anche, no? Non amo rompere le scatole agli altri, no? Però alcuni non posso farne con niente. Alcuni non puoi non farlo. Però io mi avvicino e dico: buongiorno, sono Mauro, mi fa piacere salutare. Insomma, così. Ecco, quando è così, secondo me ci sta. Certo che se arrivi lì, cominci a urlare, fare. No, questo mai. Quindi ci sta. Allora, partiamo con la musica a questo punto. Abbiamo un po' di brani da ascoltare di questo album, ma non solo, forse. Comunque, cominciamo subito con la playlist vostra. Ok, vi facciamo sentire la canzone che dà il titolo all'album, sì, che è Economia Industriale Circolare.
Svegliarsi sempre prima, anticipando l'alba, e fare colazione come fosse normale, come fosse accettabile per la testa ed il corpo, vibrare da dentro e non fermarsi mai. All'inizio era una novità, quasi ti lusingava questo tuo nuovo vivere. Le poesie maledette, poi la paura del letto, poi la paura di tutto ed il dubbio che forse non eri ed il dubbio che forse non sei. Quando la palpebra freme, allora pensa a queste mie parole. Quando ti trema la faccia, ascoltami bene. Anche se l'alba tarda ad arrivare, vedrai che poi sarà stupefacente. Vedrai che porrà fine al tuo tremare e tutto quel bagliore sarà un dolcissimo dilemma da affrontare. Ti assicuro, tutto questo tuo dolore non è soltanto merda da buttare. Lo scarto sarà nuova linfa verde, si sarà proprio come l'economia industriale circolare. Poi passano i mesi, quasi ti ci abitui, ed il buio non è così male, e si fa i fatti suoi. Non ha niente di cui preoccuparsi, e non sceglie i colori, ed il buio non ha aspettative, ed il buio non nega chi sei. Quando la palpebra freme, allora pensa a queste mie parole. Quando ti trema la faccia, ascoltami bene. Anche se l'alba tarda ad arrivare, vedrai che poi sarà stupefacente. Vedrai che porrà fine al tuo tremare e tutto quel bagliore sarà un dolcissimo dilemma da affrontare. Ti assicuro, tutto questo tuo dolore non è soltanto merda da buttare. Lo scarto sarà nuova linfa verde, si sarà proprio come l'economia industriale circolare. Anche se l'alba tarda ad arrivare, vedrai che poi sarà stupefacente. Vedrai che porrà fine al tuo tremare e tutto quel bagliore sarà un dolcissimo dilemma da affrontare. Ti assicuro, tutto questo tuo dolore non è soltanto merda da buttare. Lo scarto sarà nuova linfa verde, si sarà proprio come l'economia industriale circolare. Economia industriale circolare con Bascoma. Tra l'altro questo album ha una copertina già la vedevo su Apple Music, è una copertina veramente bella. Che storia ha questa copertina? La storia di questa copertina arriva da un'altra copertina. Io avevo notato questo disegno bellissimo sulla copertina di Bodo. Come si chiama Bodo di nome? Marco Terzaghi. Di Marco Terzaghi, che aveva fatto un album da solista molto bello. Ero rimasto colpitissimo dalla copertina. Gli ho chiesto di questa disegnatrice, illustratrice molto brava. Si chiama. Pensavo gli avessi ciulato la copertina. No. Si chiama Sabrina Gabrielli. Sì. E Sabrina ha fatto il nome d'arte My Name is Bri. Ha fatto anche tante locandine. Ha fatto locandine di concerti degli editors, di gruppi, quindi veramente brava. E quello che ha fatto, lei si è ascoltata i 7 brani dell'album e poi ci ha mandato 3 concept. Questo è quello che abbiamo scelto, per cui non è stata data nessuna indicazione grafica, ma ci ha tirato fuori questa copertina che io amo alla follia. È veramente molto bello. Cos'è, Berlino? C'è Berlino, sì, c'è Berlino sullo sfondo, la si sente anche in alcune canzoni. Lo facciamo vedere anche poi in video.
fronte eretto, perché qua c'è piccolo anche lo spazio pubblicità. Eh beh, certo, stiamo parlando di voi, quindi una puntata di Bascoma, quindi è ovvio che bisogna ascoltare e vedere, soprattutto. A parte che poi daremo tutti i riferimenti anche come trovarlo questo disco sulle piattaforme, su YouTube, e anche per vedere questa copertina. Allora, economia industriale circolare, perché? Economia industriale circolare, innanzitutto perché era un bel titolo paraculo, sembra molto indie, quindi sì, abbiamo detto molto impegnato. Sembra molto impegnato. No, in realtà se avete ascoltato un pochino le parole della canzone, è una metafora, ovviamente. L'economia circolare sostanzialmente dice quanto sia importante e quanto si possa in realtà autosostenersi, trasformare le sostanze di scarto in nuova energia, nuova linfa. Ed è un po' come fanno anche stanno facendo i Coldplay con i vinili stampati con le bottiglie. Esatto, no? Quello è un pochino il concetto. E quindi abbiamo applicato lo stesso concetto fondamentalmente ai momenti neri, ai momenti bui della vita, no? Che per un motivo o per l'altro alla fine in qualche modo servono, formano, e anche quando l'alba appunto sembra non arrivi mai, a un certo punto quest'alba arriva e tu sì. Sei una persona più nuova, più forte. Ogni tanto è difficile in quei momenti riuscire a crederlo, ma poi succede quasi sempre, quindi questo è un pochino il messaggio. L'economia circolare si chiama Circular Industrial Economy, no? Come dicono, e quindi ci sembrava un titolo molto paraculo e molto indie, quindi sì, si prestava tutto molto bene. Ci sta. Ma d'altronde i momenti bui o anche il male è poi una parte del bene, no? Cioè è ovvio che sì, non può esserci uno senza l'altro, gli opposti, no? Non ci può essere vita senza la morte, non ci può essere il bianco senza il nero. Possiamo andare esatto. Sì, tra l'altro concetto non originalissimo, nel senso è stato trattato molte volte e abbiamo cercato di darne la nostra comunque a dimostrazione del fatto che il titolo comunque è motivo di domanda, di sì, come sì, mai, sì, di curiosità, e quindi vero. In questo senso funziona, ecco. Sì. Beh, anche perché comunque fare un album e trovare comunque delle tematiche o comunque degli argomenti, no? Dell'ispirazione originale non deve essere facilissimo, no? Io sono una di quelle persone che scrive molto quando nei momenti giù. Difficile che io scriva canzoni allegre, ecco, per cui però le esperienze di vita servono tanto. Poi sono romanzate, sono sì, gonfiate, o si prende un'immagine mia, una sua, una di un momento per strada. Però ovviamente c'è tanto di emozioni vissute in questo album. Tra l'altro tutti i pezzi sono stati scritti nel giro di un anno e mezzo, a parte Luca e Fiamma, che è un pezzo precedente. Luca e Fiamma, io intervengo qui, che visto che sono, come dire, l'ispiratore del testo, adesso la suoneremo fra poco, quindi magari ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Allora, ancora musica con un altro brano, cosa ci ascoltiamo adesso? Proprio questo, quindi ci siamo arrivati senza farlo apposta. Facciamo sentire Luca e Fiamma. Benissimo. Luca vide Fiamma per la prima volta al tavolo di un bar. Si raccolse la mascella, nel frattempo lei si scompose nemmeno, non si incontra tutti i giorni una lonessa in questa città. Luca prese fiato, giura al mondo, sarò il suo domatore. E Fiamma recitava come aveva visto fare tempo prima a sua madre per le vie del centro. Sabato in breve, nonostante tutto l'odio, voleva essere come lei. E guardandosi allo specchio si sognava già regina, splendida e bianca. Ma quando vide lui fu più difficile del solito pensare solo a sé. Lui che tanto aveva già capito che non sarebbe stato mai il suo re. Milano sta dormendo e due anime inciampando non hanno fatto i conti con l'ovvio dei tuoi sogni. Scavando nel profondo hanno cercato un senso, mangiato le illusioni ed hanno addosso ancora i segni. Milano sta dormendo. Milano sta dormendo.
vent'anni dietro l'anno, però sembra un ragazzino. Luca le chitarre, i gatti sporchi da lavare, è una bella tuta blu, è sua madre che gli chiede, non capisce perché non è mai contento. Luca un giorno inciampò nella risposta, ma non gliel'ha detto mai. La risposta aveva due occhi esagerati ed una terza coppa C. La risposta aveva un nome che sembrava quasi uscito da un racconto. Il respiro rema contro, la saliva era scappata già da un po'. Con la voce un po' tremante Luca prende ancora fiato. Scusa, è libero quel posto? Successe tutto come fosse naturale, oppio e chimica. E prima che potesse immaginarlo la stringeva e si perdeva dentro lei. Milano sta dormendo, due anime inciampando, non hanno fatto i conti con l'oppio dentro i sogni. Scavando nel profondo hanno cercato un senso, mangiato le illusioni ed hanno addosso ancora i segni. Milano sta dormendo. Milano sta dormendo. La storia è sempre quella, due persone sole nude in mezzo al mondo. Si credevano invincibili, soldati dell'amore. Ma l'amore li tradì e Luca ormai è perso e non può più tornare indietro. La sua vita consumata da quel vento rosso e blu, splendida fiamma. Luca e Fiamma, brano di questo album, appunto, Economia Industriale Circolare. E adesso noi ascoltiamo un altro brano di questo album, ovviamente, perché è questo che stiamo saccheggiando questa sera. Però ce lo ascoltiamo. Saccheggiamolo. Ce lo ascoltiamo così com'è sull'album, come le potete trovare su tutte le piattaforme. Il brano è Il Sesto Amico. Esatto. Due parole, chi è il Sesto Amico? Sesto Amico è quell'amico in più che ci vorrebbe. Questo brano parla di tanti amici, di tante persone che ti stanno anche in questo caso vicino, no? Dell'importanza dell'averli e a volte non sono abbastanza. E quindi abbiamo cercato di celebrare in qualche modo l'importanza dell'amicizia in questa canzone, dopo tutte varie canzoni un po' pesanti d'amore, eccetera. Ci piaceva per un attimo. Beh, comunque l'amicizia e l'amore sono due sentimenti che, o comunque due relazioni che vanno molto a braccetto. Bisogna entrambe nutrirle, curarle, più o meno allo stesso modo. Questa è una cosa molto vera. E forse io l'ho capito un po' tardi nella vita, diciamo così. Quindi questa canzone è esattamente quella funzione, parla sì. Anche di questo. Allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo qua con Bascoma dal vivo, ovviamente sempre su Freedom Street Radio a Live Motel. A tra pochissimo. Foto brutte, le capisce solo lui e gli basta così, gli basta così. Un libro, una chitarra, una canzone sono più che sufficienti per alzarsi al mattino, se ne vale la pena. Ci sono io che vorrei.
vorrei essere lui per imparare ancora a camminare. Michele scherza troppo e a volte si erge a pubblica coscienza ed ha un cuore gigante che prova a nascondere. Pelle delle mani viola acceso come l'ombra che ha dentro e sa già che la pace che cerca non la troverà mai. E poi ci sono io che vorrei rubare almeno un po' da lui e capir come si fa amare davvero. Ci vorrebbe un altro amico per capire come fare ad amare le piccole cose, a sfilarsi le spine ogni giorno, inciampare con stile. Ci vorrebbe un altro amico per attendere il futuro più di coraggio, con la testa di un bambino e finalmente il cuore di un uomo. Poi Francesco e le sue donne come tanti gagliardetti da sfoggiare per coprire il vuoto immenso e la paura di non essere il migliore. Marco sempre dopo, sempre meno, non si vede per davvero. Il migliore di tutti se solo si vedesse sul serio. E poi ci sono io che mi aggrappo forte per non affogare. Mi basta un loro trucco, un vaffanculo per sentirmi migliore. Ci vorrebbe un altro amico per capire come fare ad amare le piccole cose, a sfilarsi le spine ogni giorno, inciampare con stile. Ci vorrebbe un altro amico per attendere il futuro con un po' più di coraggio, con la testa di un bambino e finalmente il cuore di un uomo. E poi ci siamo noi, le certezze evaporate sotto il naso, a cercare una scialuppa per salvarci, un Negroni sbagliato. Ci vorrebbe un altro amico per capire come fare ad amare le piccole cose, a sfilarsi le spine ogni giorno, inciampare con stile. Ci vorrebbe un altro amico per attendere il futuro con un po' più di coraggio, con la testa di un bambino e finalmente il cuore di un uomo. Live Motel con Mauro Giachino. 19:05 a Freedom State Radio, abbiamo detto anche noi l'ora esatta. Siamo qua con i Bascoma questa sera al Live Motel. Abbiamo ascoltato questo brano che era appunto Il Sesto Amico, che come dicevamo parla di amicizia, mm-hmm, in un certo modo, no? Di quanto ci sia utile, no? Avere, allora, utile è brutto dirlo, perché comunque non si deve pensare all'amicizia. È vitale. Non bisogna pensare all'amicizia come utilità, no? Cioè io faccio amico te perché mi sei utile per questo, quell'altro, perché c'è un
po' la tendenza, di, dimmi se sbaglio, di avere degli amici per dei benefit magari. Quello è più la tendenza al networking, che è una cosa molto, molto moderna e anche molto milanese, direi. Però fortunatamente ci sono ancora tante amicizie genuine. Io ho ovviato, non ho amici. Beh, voi siete, la risolta così. Siete amici voi? Sì, sì, siamo amici. C'è comunque un rapporto, siamo amici, di amicizia, perché è giusto che sia così. Tra l'altro io e lui ci siamo presi e lasciati varie volte musicalmente, nel senso che abbiamo fatto, facevamo le cover, facevamo le serate nei pub, abbiamo fatto poi tutto, ma non ci siamo mai persi di vista, insomma, anche poi prima di rimetterci poi su quest'album. Ecco, come amici avete avuto discussioni serie per quanto riguarda, vabbè, non voglio entrare nel privato, magari sulla musica, tipo, non so, direzione musicale? A questo rispondo io, fortunatamente no, ma per il semplice fatto che convogliamo sempre nella stessa direzione, cioè sembra che sono stati forse dei piccoli dettagli magari, ma anche abbastanza irrisori su, magari stilisticamente, magari sul BPM di una canzone. Sì. Ma nulla di più, ecco. Cioè, poca roba, devo dire, perché effettivamente siamo sempre stati molto complementari, no? Ed è stato poi, insomma, la ricchezza del nostro rapporto dal punto di vista musicale è stato questo, che, cioè, è come se lui capisse sempre che cosa vorrei aggiungere, il tassello che manca, fa proprio questa cosa, decora sì, molto bene, e quindi poi ogni tanto siamo in disaccordo, ma c'è molto dialogo, e ogni tanto mi ha fatto cambiare dei maggiori in minori e io alla fine mi sono arreso e l'ho fatto, insomma. Sì, anche perché, magari lavorando entrambi in una certa direzione è ovvio che siete magari sintonizzati, quindi è ovvio che quello che propone uno magari sia gradimento. Io voglio vedere un giorno che Fiori dice: guarda, io questa canzone qui la sentirei bene reggaeton. magari facciamo i soldi. Magari è la volta buona, no? Magari svoltiamo. Però no, non ci sono state discordie, con tutti i scongiuri del caso finora, importanti, sì, che beh, hanno comunque messo in discussione la solidità del progetto. No, certo, ma anche perché abbiamo entrambi due anime, e ce l'abbiamo entrambi, che quella è la passione per il cantautorato italiano, tanta, esatto, e invece una vena rock molto internazionale, sì, lui ancora più di me, e cerchiamo di tenerle insieme queste due confluiscono, cose. Confluiscono. Allora, torniamo alla musica live, riprendiamo le chitarre e il cajon con un prossimo brano che si chiama... Cosa ascoltiamo? Si chiama Così Giusto, e torniamo a Berlino, quindi. Sì. Immaginatevi Berlino a gennaio. Freddo porco. Da soli, molto freddo. Però ci sono anche, si scoprono poi anche cose molto belle. Sì, quindi sì, è un mix di queste cose, spero che possiate respirare un pochino il gelo berlinese. Sentilo di nuovo, sentilo quel vento, pesa sulla pelle come MDMA. Balla questo ballo, sposa questo incendio. No, non eri morto, non dipende dall'età. Gelida quest'aria che ti taglia in due la gola, gli occhi rossi e stanchi come un vecchio solo al bar. Però questa lama, cazzo, si ti tiene vivo. Questo viaggio è breve, non puoi viverlo a metà. Ed è tutto così chiaro da spaccarmi la testa. Ed è tutto così giusto, così giusto, così giusto. E mi trema la voce mentre te lo dico. Mi vergogno come un cane e te lo scrivo. Ma felice così non sono stato mai. E non è colpa tua se non siamo capaci. Se hai già capito tutto invece taci. Ma una vita così non la meriterei. Non la meriti, dai. Fumo carri a zolfo, ingombrante compagnia. Spiriti del nord che ti sussurrano all'orecchio. Le avevi sepolte, la bellezza, la poesia. Brillano anche adesso, con la testa dentro al secchio.
lingue sconosciute che si mischia nella testa, dure, dolci e strane, non ne puoi più fare a meno. Ora sei salito, non puoi scendere dalla giostra, forse sei finito, forse vivi perlomeno. Ed è tutto così chiaro da spaccarmi la testa, ed è tutto così giusto, così giusto, così giusto. E mi manca la voce mentre te lo dico, mi vergogno come un cane e te lo scrivo, ma felice così non sono stato mai. E non è colpa tua se non siamo capaci, se hai già capito tutto invece taci. Ma una vita così non la meriterei, non la meriti dai, non la meriti dai. Raccontarlo a me stesso è già un passo, comunicare un'utopia, spiegarlo a te mi devasta, andare avanti è follia. E mi trema la voce mentre te lo dico, mi vergogno come un cane e te lo scrivo, ma felice così non sono stato mai. E non è colpa tua se non siamo capaci, se hai già capito tutto invece taci. Ma una vita così non la meriterei, non la meriti dai, non la meriti dai. Bascoma Live Motel questa sera. Invece abbiamo parlato un po' degli inizi, no, di questa band, però invece parliamo degli inizi di te, di quello che è stata la tua fase di scrittura, di come hai capito comunque che la tua strada sarebbe stata la musica e quando. Allora, diciamo che la musica nel mio caso è sempre stata una componente importante della mia vita da quando ero bambino. Non ho mai studiato in maniera approfondita gli strumenti. Da piccolo ho imparato da autodidatta intorno ai 12-13 anni a strimpellare la chitarra, senza fare grandissimi progressi peraltro, diciamo il livello più o meno quello di quando avevo 12-13 anni. L'ho sempre usata tanto per accompagnarmi il canto, con gli accordi, con gli accordi. Chitarra ritmica, diciamo. Esatto, poi ho scritto, secondo me ho iniziato a scrivere le prime canzoni a 15-16 anni, canzoni che stanno ben nascoste nei cassetti. Sono ancora lì. Con temi oratoriali, con temi. Cioè, c'è veramente di tutto nel mio background. E quindi una Coca-Cola, una gazzara. No, poi andiamo a ballare. Poi con varie pause ho ripreso invece a scrivere le prime canzoni che ho scritto e ho detto magari potrebbero essere anche carine, qualcuno potrebbe ascoltarle, è stato intorno ai 25-26 anni, che poi sono poi le prime canzoni che abbiamo registrato io e Fiore. Quindi il mio rapporto con la musica è sempre stato veramente di divertimento e di sfogo da un punto di vista della scrittura. Terapeutico. Invece Fiore, hai nominato prima una band e mi piace raccontare questa cosa perché l'elemento chiave era il ritmo turbo diesel di mio papà che faceva girare i Dire Straits, io avevo 6 anni, insomma, sentivo quel suono. Ogni tanto mio papà solo strimpellava la chitarra, però sentivo un altro suono nella chitarra e dicevo ma cos'è quella roba qua, e praticamente mi innamorai di quel suono e da lì poi mi offereva una chitarra molto particolare. Esatto. Beh, allora diciamo che si sa, non dico niente di nuovo, i grandi musicisti sono poi quelli che rendono riconoscibile immediatamente il suono. E che influenzano poi altre persone, come nel mio caso. Beh, ovviamente ascoltando anche altro, mi sono appassionato a questo strumento, ho cercato di svilupparlo un pochettino di più rispetto a Mattia, quindi io faccio il figo. Solo con Mattia però posso fare il figo. Ma tu sei chitarrista comunque anche elettrico e solista. Lui è soprattutto elettrico. Infatti tu fai assoli, fai comunque tutte queste cose qua. Sì, sì. Si vede anche il look, effettivamente è un crow. Ma il look da impiegato come me. Se non funziona la chitarra, almeno magari funziona il look. Quindi sei partito con Dire Straits, diciamo. Sì, sono un po' la scintilla. Come primo amore, anche ancora attuale amore. L'ultimo album, per quanto sia un Knopfler molto più rilassato e anziano, Colin Elvis. No, l'ultimo album, l'ultimo album suo sì. Sì. È un po' più così, Io trovo delle cose per cui dico cacchio, però quella roba lì comincia a scriverla quella roba lì, anche se sì, più rilassata, insomma. Certo. È comunque del rock, nel
nella grossa parentesi. I Dire Straits sono stati una grossa cosa. Rock nella grande parentesi, poi ascoltando le Zeppelin, di Purple, insomma tutto quello che era il processo, poi per un ragazzino di 12 anni che nel panorama rock poi scopre un mondo. Io tra l'altro credo di aver visto forse l'unico concerto che i Dire Straits fecero in Italia. I Dire Straits, è che io non l'ho mai visto. Forse non credo che abbiano, non lo so, forse sono poi tornati nell'85-86. Sì, io li ho visti la prima volta che vennero in Italia a Torino nell'81. Quindi era la prima volta, era una novità. L'ultimo tour è stato nel 93. Sì, con Colin Elvis. On the Night. Quei dischi lì, quell'album lì. Ti diamo una chicca. Su questo album hanno suonato basso e batteria i fratelli Polifrone. E Alex Polifrone suona con i Dire Straits Legacy, quindi con alcuni membri originali, insomma, dove c'è anche Phil Palmer, corretto, esatto, chitarrista di Paul McCartney, di Dire Straits stessi, credo tutte le batterie che senti sul nostro album fantastico. Sono di Polifrone. Fantastico, bellissimo. Ancora musica allora, ragazzi. Prossimo brano si chiama Solo un uomo solo ed è un brano più introspettivo degli altri. Poi se vuoi dopo ne parliamo. Siamo soli, io e te piccolo uomo, senza specchio sei più brutto, più ridicolo e minuto, senza l'eco e le risate di tutti quei figuranti di cui spesso ti circondi per tacere quel rumore che ti dice ciò che è vero e che non senti. Che non sei così diverso, che non sei così speciale, che sei solo un uomo solo, che in fondo sei solo un uomo, che sei solo un uomo solo, che in fondo sei solo un uomo. Guardi tutti i tuoi talenti, pensi ai tuoi superpoteri, che non sono più efficaci, forse non lo sono stati mai. E l'amore sempre esiste, per te un gioco di potere. E ora sei senza corona, nudo in una stanza fredda con quel rumore che ti dice ciò che è vero e che non senti. Che non sei così diverso, che non sei così speciale, che sei solo un uomo solo, che in fondo sei solo un uomo. Che sei solo un uomo solo, che in fondo sei solo un uomo. Che sei solo un uomo solo, che in fondo sei solo un uomo. Che sei solo un uomo solo, che in fondo sei solo un uomo. Guardi dentro la tua testa, per la prima volta fa così paura. C'è un bambino rannicchiato che provava a non sentire. Le ginocchia contro il petto e le mani sulle orecchie, ride forte, forse piange, certo urla per coprire quel rumore che ti dice ciò che è vero e che non senti, che non sei così diverso, che non sei così speciale, che sei solo un uomo solo, che in fondo sei solo un uomo. Che sei solo un uomo solo, che in fondo sei solo un uomo. Che sei solo un uomo solo, che in fondo sei solo un uomo. Che sei solo un uomo solo, che in fondo sei solo un uomo. E alla fine starei bene, e va bene stare soli. Si può essere normali, si può essere banali. Siete tanti in questo mondo a cercare amore dentro quegli specchi,
ma c'è un mare di bellezza anche dentro un uomo solo, anche dentro un uomo solo. Solo un uomo solo. Parlavamo di introspettivo. Mi fai, scusami, solo ringraziare Oriano Riva, certo, le percussioni, grazie di cui. Peccato non poter sentire tutta l'espressività di una batteria vera. Ma lui devi sapere che lui suona con 7 percussioni, che praticamente è una batteria vera, esatto, ma di una raffinatezza incredibile. Dovete sentire venirci da venire. Noi l'abbiamo sentito tra l'altro con la batteria ieri sera, siamo andati a sentirlo con un'altra sua situazione. E ci siamo innamorati ancora, ero io. Innamorati ancora di più. Basta, io ero lì che lo guardavo e dicevo: Eva, che bravo. Beh, è bellissimo quando c'è proprio anche questo rapporto di stima, no? Di reciproca, certo, perché certo. È quello che comunque da sodalizia, no? al progetto, certo, giustamente. Invece, parlando di musica, sempre ovviamente, tu che cosa ascolti volentieri oggi? Cioè, che cosa ascolto oggi che sia di oggi o che cosa ascolto oggi si sa quello che va per la maggiore, la trap, il rap. Hai capito che queste sono le mie influenze, infatti ascolto tantissima trap. Rispetto per tutti i generi musicali, io ascolto, diciamo, fra i vivi o i più giovani, ascolto tanto Bruno Risas, sì, certo, tantissimo Niccolò Fabi, Giovanni Truppi, sì, ma tra i più giovani anche, non so, Fulminacci, uno secondo me è della nuova leva del cantautorato e può essere definito un cantautore, certo, secondo me bravissimo, vado a vederlo a Carro Ponte a breve, quindi questi sono un pochino i miei ascolti. Tanto ho abbandonato un po' l'internazionale, cioè ho ancora qualcosa, però sono diventato molto... È uscendo un po' dalla zona comfort, qualche scorribanda nello sconosciuto lo fai? Scorribanda nello sconosciuto ne faccio spesso. Anche sull'estero ho ascoltato l'ultimo di Beyoncé per farti un esempio, che si è data al country, sì, nell'ultimo album, per cui qualche scorribanda la faccio però sono anche tanto tanto nostalgico della roba vecchia, quindi poi mi capita ultimamente parlavamo di Dire Straits, adesso mi fa ridere, parliamo solo di Dire Straits, però io non li ascoltavo da non so, da anni che non mi ero messo a fare un ascolto, ultimamente li ho ripresi tanto e li ho ascoltati tanto, per esempio, certo, quindi. Però come tu anche immagino che sì, allora io, lui è il mio fornitore ufficiale di nuove proposte, pusher. nei viaggi in macchina lui, senti questo, senti, prima me l'ha fatto sentire un altro di cui adesso non ricordo il nome, però poi prendo nota, vado ad ascoltare, per esempio Giovanni Truppi me l'ha consegnato lui, sono andato ad ascoltare, ho detto, effettivamente, insomma, Fulminacci ci sta, lui. Sì, sì. Ovviamente poi il mio sound è sempre un po' più debole nell'ascolto delle proposte di oggi, perché è troppo radicato in quello che è stato, appunto, sì, è la storia. Stato. Nascono dei paragoni non voluti, e questo assomiglia a questo, ma perché? Perché poi ti richiamo sempre da quello che arriva dal passato, quindi sarebbe bello poter apprezzare qualcosa perché è di oggi, punto, basta. Beh, allora, però... ti faccio un nome di oggi, vediamo che cosa ne pensi. Matteo Mancuso. È uno stratecnico, è una roba pazzesca, però non andrei a sentire un suo concerto per il semplice fatto che avrei, come dire, la totale consapevolezza che io dalla chitarra non so fare assolutamente nulla. Sarebbe, no, al di là di questo, un bagno di umiltà. Al di là del fatto che secondo me in questo momento nel panorama mondiale, tra l'altro, neanche solo lui è stato ti posso dire, no, vai a ascoltarti suo papà nell'album live con De Gregori, il bandito, il campione, e capisci perché Matteo Mancuso è Matteo Mancuso oggi, ecco, certo. Ti devo dire, chi preferisco, suo papà? potrebbe essere paradossale, qualche chitarrista potrebbe dire no, non è proprio così. Beh, però d'altronde se chi ascolta e conosce il bandito e il campione, dove c'è il papà di Mancuso, sì, che si chiama Vincenzo Mancuso, sì, e io dico no, aspetta, papà, quel live di De Gregori è spettacolare, è una roba pazzesca, sì, sì, sì. Quello che fa quell'uomo lì in quel live un po' tutti i live di De Gregori io li so tutti a memoria, da soli potrei stare a ascoltare figlio poi, ore non ricordare neanche una sola. Tu sfondi una porta aperta, perché per me De Gregori è la punta somma della tra musica italiana, forse vado a Cernobbio a sentirlo adesso. Abbiamo discusso di De Gregori più volte, che lui, perché io sono
gucciniano, no? De Gregori ovviamente conoscevo qualche i pezzi importanti, ma non lo conoscevo in maniera così approfondita, e lui mi ha fatto studiare, sì, quindi... Io ho avuto anche la fortuna di conoscerlo personalmente. Oh, sì, sì. Deve essere simpaticissimo, non sembra, ma deve essere simpaticissimo. Allora, in quell'occasione con me fu simpatico, anche perché sì, l'avevo conosciuto al Teatro Regio di Torino. Sì, è un po', secondo me, un po'... A me è stato presentato perché io sono molto amico di un chitarrista che ha suonato con lui, quindi... ero lì con al teatro, mi ha portato, siamo andati a fumare, quindi è stata una cosa, mi ha firmato i dischi, abbiamo parlato, cioè non da fan come dicevamo prima, no, che te lo avvicini, okay, okay, quindi eravamo proprio ah dai, ma vieni Francesco, andiamo a fumare una sigaretta, e così ero lì. Però alla domanda, wow, scusami, cosa mi dici di Matteo Mancuso, preferisco tuo papà, ecco. Sì, sì, sì. No, quello non gliel'ho chiesto. Però comunque il discorso dei padri e figli funziona, no? Perché i padri magari hanno un estro, un talento, una cosa inventata, i figli arrivano come derivati. Sì. Cito l'ultimo esempio, il figlio tredicenne di Tom Morello, che è una scheggia, è una cosa. Sì, la mia amica l'ha visto a Torino pochi giorni fa. Qualche video, no? Sì, e questo ragazzino è una cosa. Morello stesso dice che è meglio di me. Poi vabbè, già? Certo. Sì. Poi vabbè. Io ho visto dei video che mi ha mandato anche l'amica mia che era lì sotto, effettivamente c'è quelle mani che non le vedi dove stanno. Sì, sì. A 13 anni. Cioè, poi c'è questa tendenza a dire che la musica sta sparendo. No, no. Però no, poi no, ti affacci su in rete e vedi dei ragazzini che fanno delle robe che tu spegni per la vergogna. Esatto. Io neanche se studio da adesso fino a... Ma come il batterista inglese, Caleb, l'avete mai visto su Instagram? No, non lo conosco. Andate a vedere Caleb Drummer, 9 anni, e lui suona quegli Slipknot, tutte queste cose qua, ma è... pazzesco. Cioè, non vedi le mani, non le vedi. Quindi non è così vero che, insomma, la musica suonata... No. Anzi, forse si è... Assolutamente no. Che fosse un po' evoluta, se vogliamo, sì. Questi ragazzini fenomeni non c'erano negli anni 80. E meno male che è così. È meno male che sia così. Ancora un brano suonato a questo punto, perché la musica dal vivo è da padrone qua Live Motel. Ultimo brano, vi facciamo sentire. Forse vediamo. Vi facciamo sentire La vita vera. Cosa hai fatto a quest'uomo di provincia? Guarda quanti libri non ho letto in questa stanza. Mentimi ancora, dammi speranza. Fammi qualche cosa che lenisca la tristezza. Vendimi una vita dove sogni hanno importanza. E ogni osso, ogni centimetro di pelle, ogni neo, i tuoi occhi che mi urlavano di liberarti. E la birra e la voglia di essere noi, e Berlino ci guardava senza giudicarci. Ma poi ho deciso che no, che non ne vale la pena, che non è la vita vera restare così in una stanza. E ti fai bastare la noia del grigio e mi dici che poi c'è un piano sicuro. E non prevedo altalene con i piedi a terra, tanto la lunga distanza, cosa rimane di noi? Cos'è in quella testa? Lo leggo negli occhi. Ormai tutti i sogni li abbiamo venduti. Siamo giunti da poco, ma siamo sfiniti. Progetti e rimpianti, pensieri sepolti, cinismo una lente per pochi voluti, portafogli più gonfi, ideali traditi. E ogni brivido orgasmo, ogni pianto con te, la convinzione effimera di avere vinto. E mi illudo che esista anche un dopo per noi, e mi illudo che adesso non mi stai scappando. Ma poi hai deciso che no, non ne vale la pena, che non è la vita vera restare così in una stanza. E ti fai bastare la noia del grigio e mi dici che poi c'è un piano sicuro.
non prevede altalene con i piedi a terra, tanto la lunga distanza, cosa rimane di noi? Cosa rimane di noi? Ogni graffio, ogni bacio, ogni braccio, ogni morso di più. Pregavo quel dì in cui non credo che un po' ci credessi anche tu. Ma poi hai deciso che no, non ne vale la pena, che non è la vita vera restare così in una stanza. E tu fai bastare la noia di grigio e mi dici che poi c'è un piano sicuro, che non prevede altalene con i piedi a terra, tanto la lunga distanza, cosa rimane di noi? Cosa rimane di noi? Cosa rimane di noi? Live Motel con Mauro Giachino. Eccoci qua alle 19.33 a Freedom Street Radio sempre. Io sono Mauro, questa è Live Motel con Bascoma questa sera. Abbiamo sentito 5 brani da questo nuovissimo album 2024 che si chiama... È difficile. Economia industriale circolare. Oh, ma lo so, è solo che ci si inceppa dell'industriale. Ci si inceppa, è vero. Comunque, un disco che trovate ovviamente su tutte le piattaforme. Corretto. La produzione, l'abbiamo detta, no. Produzione è di Antonio Kindamo, ha detto Aki, Auditoria Records, che fa anche da etichetta. Bellissimo. Ecco. Scusami, Aki ha prodotto, arrangiato... Ha suonato il pianoforte e synth in tutti i pezzi. Sì, perché abbiamo detto prima la fisarmonica basso... in un brano, sì, sì. Per cui. Sì, sì. Mancava qualche strumento. Ci sono anche degli archi. Sono gli archi di Valentina Sgarbossa. Cioè, ci sono dei grandi professionisti, ma Aki è stato colui che ha orchestrato, certo, il tutto. Quindi... Ecco, nell'economia generale del disco, questi arrangiamenti sono stati pensati in che maniera? Immagino che tu abbia proposto, diciamo, delle canzoni, delle demo, no? Noi siamo chitarra. Arrivati con delle demo, in realtà delle demo già semi arrangiate, quindi lavorando con i software, con sotto batteria, basso, molto semplici, perché comunque ce ne occupiamo io e Fiore. E siamo arrivati con dei demo che sono stati poi presi come concetto, le armonie non sono state cambiate, però sono stati smontati, distrutti e ricostruiti da capo. Cioè. Soprattutto BPM molto ridotti, perché sì, sono un po' più spediti, velocità ridotte, tempi dimezzati, ci siamo scornati un paio di volte con il produttore studio e in realtà siamo poi molto contenti di quello che è uscito fuori. Sì. Allora, intanto questo album è su tutte le piattaforme, Economia Industriale Circolare, ovviamente su Spotify, Apple Music, tutte quelle Amazon che potete Music immaginare. Chi vuole il fisico invece? Cosa deve fare? Chi vuole il fisico deve contattarci su Instagram, sì, e glielo faremo avere. Abbiamo ancora qualche copia, per cui per gli amanti del CD. Del CD. Per i pochi ancora superstiti. Sì, sì, sì. Allora, intanto... Avete dei brani nuovi, mi dicevi, che state lavorando già con qualche... Sì, cosa. Innanzitutto abbiamo degli inediti che sono vecchi e degli inediti che sono nuovi. Okay. C'è materiale per un secondo album quasi pronto, ovviamente noi vogliamo... No, adesso appena è uscito questo. No, esatto, però diciamo che c'è fermento. Lasciamolo vivere. No, ma non ci piace di... Però, mancano le chicche, mancano i singoli di questo nuovo album. Vi ricordate che Bennato nel 1980 fece Uffa Uffa e Sono Solo Canzonette a distanza di pochi mesi? Sì, a me mi piace due per volta, vi ricordate? Sì, 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 sì. Quindi perché no? Però intanto godiamoci questo disco qua. Come ascoltarlo dal vivo? Avete qualche data? Abbiamo qualche data, nel senso domani, che è sabato, ci trovate alla Polveriera, appena fuori Como, ad Albate, giusto? Esatto. In duo acustico domani. Poi suoneremo il 25 luglio invece a Lomazzo, in formazione completa con basso. E dovete fare Lomazzo tutti. Percussioni, esatto, esatto. E poi in realtà arriveremo con nuove date da settembre a dicembre. Stiamo lavorando con un tour manager, per cui ci saranno date in novità. Esatto. Esatto. Allora, il momento delle domande a raffica. Io vi faccio la domanda e tutti e tre mi dite velocissimo. La prima cosa che viene in mente: canzone preferita? Canzone preferita, Ordini Chiari. Sì. Time Passenger di Oscar. Ah, bene. Fiore. Salta So Swing. Ah. Costruire di Nicola Fabi. Ok. Canzone che vi fa straschifo,
ma anche di persone famose, artisti famosi. Un pezzo di Gloria Gaynor che non mi viene in I Will Survive, quella che non puoi sentire, che ti viene voglia di spaccare la radio quando l'ascolti. Fiore. Posso suonarla perché non so il titolo. Sì. Ah sì, Mai Sharona, Mai Sharona. Mi ha sempre fatto stracagare, ok. Tanto che non so neanche il titolo, non lo voglio sapere. So, Mattia. Io lo so, Yellow Submarine dei Beatles. Anch'io, sai, lo dico sempre. Anch'io, lasciamo stare il Robert Reggaetono, che okay, però tra i grossi, senza, no? Cioè, senza tra le cose che, e basta, esatto, possiamo... Tra i grossi, proprio quelli che... Anch'io c'ho Yellow Submarine. Bene. Album che vorreste portare sull'isola deserta? Non ricordo il titolo, ma sicuramente uno di Phil Collins. Phil Collins, beh. Face Value, per esempio, che forse... Fiore. Made in Japan, dedico. Anche lì c'è anche The Song Remains the Same, che... insomma... Forse Guccini... D'amore, di morte e altre sciocchezze, o di morte, d'amore e altre sciocchezze, adesso ho vuoto sul sì, titolo. Sì, comunque però, quello. Il concerto che vi è piaciuto di più in assoluto? Che avete visto? Quando ero piccino, concerto dei Rockets. Ah, anch'io li ho visti, anch'io li ho visti. Fantastico, fantastico. A Torino li vidi. Robert Plant all'Alcatraz di Milano, in una situazione anche abbastanza piccola, se vogliamo. Non lo so perché, aveva ancora una voce pazzesca, aveva una magia e mi è rimasto davvero, mi ha fatto un bel effetto. Sì. Io non cito nessun mostro sacro invece, ma io andrei tutti i giorni al concerto dei Ministri. Ah, beh. Io amo i Ministri. Sì, anche e, piacciono molto. E li adoro, sì. Quindi quello. Ultima domanda, un concerto impossibile che avete proprio la pena di non aver potuto vedere? Non mi viene in mente niente. Passa oltre, che Fiore. Jimi Hendrix. Non rispondo. Io anche ho Janis Joplin con i Beatles, per questo è facile, dai. Io invece ti direi, non che abbia mai fatto tanti live, però un concerto di Battisti, perché quello, ha smesso presto anche di visibirsi dal vivo, però anche quello è vero. Mi è piaciuto molto. Bene, ragazzi, siamo belli che alla fine, intanto Bascoma con la K su like, come se piovesse, like come Instagram, se piovesse. Instagram Bascoma Band. Esatto, chiocciola Bascoma Band, ricordatevi la K. Ci trovate anche su tutti gli altri social, siamo proprio attivi su Instagram, su TikTok no, per questioni anagrafiche, anche su Facebook ci siete, sotto mie. E, allora mi raccomando, seguiamo Bascoma su tutte queste, su social, perché anche un like, un follow fa già è già una cosa importante. Venite a sentirci dal vivo. Sì. E Mauro, grazie mille, è stato un piacere immenso, penso, grazie di parlare a nome di tutti e tre. Parla a nome di tutte e tre. Grazie Mattia, voce chitarra, grazie a Fiore alla chitarra e grazie a Oliano alla batteria questa sera al Cajon. Grazie mille, buon weekend, grazie a voi che ci avete ascoltato a Live Motel, rimanete sempre con Freedom Stand Radio ovviamente, e questa puntata sarà poi nei prossimi giorni disponibile come tutte, come sempre, su Spotify e su YouTube, dove potrete vedere ovviamente in video quello che è successo questa sera con i Bascoma. Ciao a tutti, buon weekend, grazie, a prossima, ciao. Freedom Street Radio, libera la mente.